Ciao a tutti, bentornati come una volta su Indie Gameplay. Oggi siamo su Crypto Miner Tycoon Simulator, un gioco che ricorda molto magari quei giochi che si vedono anche per cellulare, ma lo andiamo a provare insieme. Costa 14,99 ed è un simulatore di minaggio di criptovalute. Non so quanti di voi ne capiscano o ci abbiano già operato, insomma, però possiamo scegliere diversi scenari, ma all'inizio sono praticamente bloccati. Quindi l'inizio in Europa, dove abbiamo un capitale di partenza molto alto, è bloccata. Dobbiamo giocare con l'America perché dobbiamo minare 1000 bitcoin. Per sbloccare l'America Latina dobbiamo avere $1 milione o un equivalente in un'altra valuta. L'Africa, $5 milioni nello scenario America Latina. Sono tutti collegati, pian piano andiamo a sbloccarli tutti. Iniziamo dall'America e... Kryptonite Incorporated, no, la chiamiamo la Indie Crypto, e noi ci chiamiamo Indie, non Joe Miner. Rinomina. Perfetto, abbiamo dimensione dell'area in metri quadri, andiamo in euro, metri quadri, temperatura Celsius e siamo a posto. Poi non saprei, sono tutti uno peggio dell'altro. Facciamo questo, va. Facciamo... togliamo il cappello. Vediamo. Cioè, sono mischiati uomini e donne insieme. Non che sia importante, ma... niente. Facciamo così, oh, vabbè. Inserisci un fatto segreto che solo Indy conosce. Non lo so. Cacchio. Ragazza, un secondo? Sicuro? Papà sta digitando. Ah, papà, ok. Ho appena sentito parlare di una nuova valuta digitale che cambierà il mondo. Il Bitcoin? Sì, è quello. Ci mette 2 ore a digitare. È realistico. Potrebbe essere una buona idea per te avere un'attività in proprio. Sai come potrei comprarli? Potrei minarli, giustamente. Estrazione, come funziona? Avrei bisogno di un PC per quello. Ok, magari ci darà una mano. Avremo anche i dipendenti, dopo potremo anche... Un PC bisogna una scheda grafica, è un gioco costoso. Sì, è più costosa, bugia. Mining, cioè sembra quasi una cosa di diciamo istruzione su come funziona. Solo con le CPU. E PC, no, CPU. Un paio di mila, gli dico la verità. Magari la verità paga sempre. Hai bisogno di molto per rendere questo affare serio. Eccoti un po' di contanti. Dimostrami che puoi configurare l'hardware. Papà ha inviato 1800 euro. Ok. Estrai un bitcoin. In bocca al lupo. Lo faccio subito. Va bene. C'è un tutorialino magari? Suggerimento? No. Vabbè, abbiamo il gioco, la banca elettronica. Vediamo quanto abbiamo. 4.500. Possiamo fare un prestito. Vedere tutte le nostre spese. I messaggi. C'è papà al momento. Gli avvisi. Abbiamo le notizie, i minatori possono scambiare bitcoin. Ok, carina sta cosa del telefono così. Allora, abbiamo il nostro personaggio. Possiamo zoomare. Per quello ho detto, mi ricordo un gioco da grafica. Allora, apri il negozio, posiziona il PC nella scheda di costruzione, inserisci l'alimentatore. Ok, allora, il case, PC standard. Risparmiamo sul case, va. Scheda madre, possiamo sceglierne una. Prendiamo la più costosa. Carina sta cosa. Un SSD da 1 tera costa penso che 500 possano bastare al momento. Mettiamo qua. Qua possiamo scegliere i colori delle ventole, va bene. Costavano diverso, no, costano tutte uguali. Un altro hard disk, no? Un alimentatore, mettiamo 400, 500, vediamo se c'è qualcosa di più bronzo. Efficienza energetica 750, direi che va più che bene. Scheda grafica,
Si parte nel 2010, e tra l'altro mi sono dimenticato di dirlo, l'ho già scritto anche qui, e sono stati ricreati realisticamente i cambi valute, cioè nel senso le evoluzioni delle cripto. Allora, mettiamo la scheda video e direi che nessuna CPU, infatti dobbiamo mettere anche quella, mettiamo un core, io sono fedele alla mia linea, metto un e la RAM, giustamente. Mettiamo, mi costa di meno metterne 2 da 8, che ha 6 banchi sta. Mettiamolo qua, dovrei vedere il manuale, ma vabbè, 8 giga di 16 giga vanno più che bene. PC pronto? Tecnicamente sì, qua non, un altro hard disk non ha senso, aggiungi al carrello, acquisto, poi compriamo arredamento. Ah, ma non c'è quello per il PC, eh? Non c'è un tavolino, no. Vabbè, quindi no. Il PC posso metterlo dove voglio? Posso metterlo lì? Ah, ma devo comprare anche il monitor. Mannaggia, vabbè, lo sto montando. Carina sta cosa. E poi magari iniziamo. Ah, c'è anche i kilowattora, cioè la spesa in euro. Ok, vabbè, ci servirà uno schermo, immagino. Vediamo. Allora, abbiamo il PC. Cosa possiamo fare col PC? Posizionare l'oggetto, vista panoramica, no. Vorrei anche uno schermino, no? Non si può? Impianti minerari, schede madri, processori, RAM, memoria, gruppi di alimentazione, no. Infrastrutture, vediamo. Si può comprare frigorifero, no. Postazione avanzata di lavoro, no. Postazione standard, acquisto. E la posizioniamo qui. No, non qui. Non me la mettere lì, ruota. La mettiamo qua. No, infatti quello che serviva. Si può aumentare un casino la velocità di avanzamento. Allora, questo vorrei spostarlo. Questa l'abbiamo messa lì. Cosa possiamo fare adesso? Posizionare l'oggetto, vista panoramica, nulla, no. Aggiungi struttura, no. No, l'abbiamo messo qui, no? Non gli piace? Lo mettiamo qua. Accelero. Ok. Fai clic con il pulsante adesso sul PC per installare Windows. Ok. Non era così. Allora. Accendi. Software. Installazione Windows, $108 di installazione. Bellino, non si può accelerare il tempo? 19 minuti. Allora, scusami, ma io aumento. Ok, dovremmo essere a posto adesso. Ma che cacchio? Un po' scomoda sta cosa. Devo cliccare col tasto destro? Ok, software. Ok. Imposto obiettivo. No, adesso cosa mi dici di fare? Fai clic sul pulsante destro della mouse. Obiettivo mining sulla CPU. Sì, CPU. Non GPU, CPU. Imposto obiettivo. Minare Bitcoin. E stiamo accumulando Bitcoin. Estrarre un Bitcoin. Ci vorrà una vita estrarre un Bitcoin. Ah, ok, sbagliavo perché cliccavo qua, invece devo cliccare proprio sulla casellina. Infatti anche questo. Ah, puoi spostare tutto in garage, raccogliere, vendere, formare i dipendenti, perché poi potremmo avere dei dipendenti. Vediamo intanto come sta andando la nostra estrazione di Bitcoin. E ci vorrà una vita. Ci rende 62 centesimi al giorno, ma considerato anche il consumo energetico, 44 centesimi al giorno, magari ci porterà un profitto di 20 centesimi al giorno. In sintesi non ne vale la pena, perché il giorno in cui abbiamo un minimo il computer si rompe.
Posso fare, no, però posso accelerare il tempo, vedete, un sacco, ok, fatto. Quindi è stato un bitcoin, è stato facile. Dove sono i miei soldi? Mi ha già dato 1800 euro. 7200, qual è il prossimo obiettivo? Papà sta lì. Puoi migliorare la tua capacità, ok. Linux è gratuito e richiede meno RAM. Scopri come installarlo. Papà ti ha lanciato una sfida e impara l'amministrazione di Linux. Uso Linux. Usa l'overclock per ottenere più alto hardware. Ti ha lanciato una sfida. Ricerca sull'overclocking. Ti darò più soldi quando ricercherai. Come dovrai ricercarli? Vediamo, perché qui si fa interessante. Ottieni una scrivania con monitor, tastiera e mouse. Si chiama workstation nel negozio. Mettici sopra un PC e sei a posto. Qualcos'altro? Vediamo. C'è una cosa che ho dimenticato di dire, devo assumere qualcuno, o ricerco io, non lo so. Puoi utilizzare lo stesso PC per la stazione per la ricerca, purché il rumore e il calore non ti disturbino. Papà, lo fai. Se n'è andato. Allora, è andato a dormire, ok? No, ma sta andando velocissimo, basta. È una velocità veramente immensa quella. Allora, overclock, installa sistema operativo. Installa sistema operativo, no, Linux, amministrazione Linux, poi ricercare, richiede, ma come faccio a fare la ricerca? Ho imposto l'obiettivo sullo schermo dei dipendenti, ok, vediamo. Allora, schermo dei dipendenti è questo, risorse umane dovrebbe essere. Bellissimo! Allora, assumi più persone? No. Installa Linux, ricerca e sviluppo. Vediamo se imposta obiettivo della ricerca. E deve impostare... amministrazione di Linux. Eccolo qua. Imposta l'obiettivo della ricerca. Requisito mancante utente Linux. Devo ricercare utente Linux prima, immagino. Comprende le basi e abilita. Ok, imposto l'obiettivo. Ok. Beh, puoi accelerare il tempo magari. Che cacchio c'è? Workstation, ho bisogno di un PC. No, devo comprare la workstation, allora vediamo un attimo. Stazione di lavoro standard. La workstation è questa. Ok, l'acquisto e la posiziono qua, un'altra workstation. Ok, la workstation la traduca come tavolo da lavoro, perché sennò sono fregato. Formare i dipendenti, posizioni aziendali, cripto, no, non sono, non c'entra niente. Cambio utente Linux, ok, devo mettergli lì un PC però, ma scusa, se lo metto a lavorare qua, allora posizionare il PC sulla workstation, imparare l'amministrazione di Linux, cioè ho capito, ma se io questo PC qui la pianto e glielo metto di qua. No, ma adesso no. Devo... Ah, posso metterlo anche così. No, lascia stare. Non estrarre più. Smetti di minare. Puoi usarlo per ricercare adesso, questo PC. Se io gli dico... Workstation ha bisogno di un PC. Niente, avevo bisogno di... Ok, la metto lì. Ah, ok. Va bene, mi sta facendo la ricerca. Ok, adesso ho capito. Vai avanti. Impara l'amministrazione di Linux. Ok. Visto un nuovo obiettivo. Adesso ricerca e sviluppo. Imposto obiettivo, amministratore di Linux.
Perfetto, carina come cosa, cioè non sarà il gioco della vita sicuramente, però so perché. Allora, attenzione, ci contatta l'amministratore, il prezzo del Bitcoin aumenterà presto, acquista subito 100.000 Bitcoin e vendi quando raggiunge il picco l'8 novembre. Sì, come no? Non c'è tempo per spiegare, fai quello che ho scritto. Lui sta facendo altro adesso, quindi dai, va. Ci mette un casino ad apprendere l'utente Linux. E tra l'altro non sta neanche più minando. Quindi. È difficile apprendere Linux. Comunque stiamo andando a un per 200 o qualcosa. No, 28.800. Un secondo, 8 ore di gioco. Stiamo veramente studiando giorno e notte. Per diventare degli ottimi amministratori di Linux. Ah, guarda qua, sta salendo Bitcoin qua. Ethereum e Doge. Poi ne conosco, ma non è che io sia un drago. Adesso sta scendendo. Allora, beh, siamo nel 2010, siamo ancora in tempo, eh. Allora, è finito cos'è? È finito il mese? No. Primo scambio di Bitcoin è avvenuto. 10.000 bitcoin, scambio lanciato, il mining delle GPU è vicino. Ah, ecco perché non mi ritrovavo quando diceva che non potevi usare la GPU. In realtà all'inizio, ok. Papà, c'è una cosa che mi dice. Ok, no, hai visto la notizia? Che notizia? Dicono che puoi mettere tre schede grafiche in PC e guadagnare 100 euro al giorno, davvero, lo so. Tipo 3. Ma perché poi ci sono anche degli strumenti che vi permettono di collegarne tutte 3 in serie, ci sono dei case fatti apposta da fanatici. Dove li metterei? Sarà gestibile se accattasti un hack o un telaio aperto uno sopra l'altro? Sì, certo. Con un hack apposta. Usi gli scaffali per separare i file di computer. In questo modo puoi. Ok, e devo muovere il caldo. Morirei di caldo qui dentro. Scegli attentamente questo PC e case. Allora, è tradotto al 99,6%, non avrei un 96%, insomma. Però vedo ancora qualche. Non creerà ancora più rumore. Un po' sì, credo, con le ventole e tutto. Puoi sempre affittare un posto più grande. Ok, dimmi di più di quei rack. Va bene, ci sta. Allora, non credo ci sia una modalità libera, nel senso che tutto comunque guidato e dovremmo andare poi noi a modificare. Però è carina come esperienza di gioco questa. Sono interessato a questa cosa. Sì, non è realistico il fatto che il nostro padre viene a consigliarci come fare. Il tuo più grande nemico, la polvere. Devi controllarlo, cambiare i tappeti? Deve funzionare. Ok, sì, dobbiamo evitare la polvere. Sì, però adesso se mi lasciate in pace un secondo finisco di studiare Linux. Tra una dormita e l'altra, perfetto. Ho imparato, è stato divertente. Linux è magnifico. Cosa mi dà altri soldi? 2.700 dollari. Bill Gates probabilmente ci sta invogliando a prendere Linux. Lo installiamo adesso sul computer. Dai. Esci, esci. Ok, dai, installiamo Linux sul PC. No, non mi ricordo più come si fa. Posso vendere, no? Formare i dipendenti, estrazione mineraria. No, ma io vorrei installare il sistema operativo. Ok, installiamo Linux. Ci metterà poco, credo. Infatti è già finito. Dovrei usare un altro. Installa sistema operativo. Annulla l'installazione. Ah, ok, me l'ha proprio disinstallato del tutto. Ok, installa Linux. Perfetto, 20 minuti servono, quindi basterebbe cliccare questo, credo. Ok. Adesso abbiamo Linux, abbiamo meno risorse. Polvere 0%. Ah, c'è un po' di polvere. Anche la GPU posso usare, quindi faccio questo e faccio questo. Quindi miniamo
e abbiamo un'entrata, un profitto al giorno di 10 euro. Però ovviamente nostro padre ci ha consigliato di andare a comprare. Ma per finire, vediamo un attimino, mettendo in pausa, quali che sono i menu, perché io ho giocato così senza 12 PC in un rack, configuro un rack, insomma si inizia a fare sul serio, ma non lo trovo, come qualcuno ha detto su Steam, un clicker game, perché comunque è piuttosto interessante ed è più profondo anche di altri giochi. Comunque abbiamo la possibilità di acquistare i rack, gli scaffali, oggetti recenti, va bene. Qua abbiamo il garage, è praticamente un deposito di oggetti che non possiamo tenere qui, in sintesi, l'evoluzione del Bitcoin e delle altre monete, però Dogecoin o qualche rimpianto in proposito, però va bene. Il cellulare con le spese che abbiamo. Ah, dobbiamo pagare le fatture. Qua possiamo giocare, è una sorta di campo minato. Qua abbiamo la gestione delle risorse umane, quindi possiamo assumere altre persone, aggiungere un requisito, possiamo cercare degli amministratori Linux, cercare candidati e assumerli a lavorare con noi, non ovviamente nella nostra cameretta. Questo è il marketing, quindi possiamo, oddio, andare a spendere per l'hype, iniziare una campagna per influenzare l'andamento delle cripto, vabbè, insomma questo, vabbè. Obiettivo dello scenario, stato d'avanzamento, obiettivo principale non verrà, ok, man mano che avanzi nella storia, va bene. Abbiamo un messaggio, abbiamo un avviso, ricercato, ok, possiamo fissare un nuovo obiettivo, quindi metterci a ricercare anche qualcos'altro. Cos'è costruisci? Ah no, vabbè, esperto di scala, cioè ce ne sono veramente tanti, ragazzi. Allora, 14,99 li vale? Se siete appassionati di giochi di questo tipo, con questa grafica, mi ricordo che di questo tipo ci sono diversi giochi sullo sviluppo videogiochi. Per cellulare c'è quello sulla Formula 1, dove gestite proprio un team con le riparazioni, vi vedete le gare, cioè come ricordo di grafica, insomma, amministrate i pezzi, li aggiornate, insomma, a me piacciono molto. Sarebbe stato un bel titolo, magari esiste anche per cellulare. Però al suo perché 14,99, bisogna vedere quanto è longevo, perché non è un basso prezzo per un gioco di questo tipo, però non è fatto male se siete appassionati comunque di giochi di questo tipo. Poi ovvio che se uscisse scontato, che so, a 8 euro e qualcosa, 9 euro ci può stare, insomma, a me non dispiace. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.